Buonasera, benvenute a tutti, tutte e tutto. Siamo in diretta su Radio Sherwood, in presenza al, al Parco Nord dello Stadio Euganeo, eh, di nuovo per appunto il nostro consueto dibattito settimanale del lunedì. Um, beh, innanzitutto ringraziamo per l'ospitalità, ringraziamo per, per l'opportunità di essere qui a discutere, eh, a confrontarci con due attiviste d'eccezione. Le salutiamo, sono con noi Wissalu Babi e Kwanza Musi Dos Santos, che ci fanno, ci fanno cenno. Grazie, grazie mille per l'invito. Grazie, <ride> grazie a tutte e tutti e tutto. Siamo, siamo emozionate, agitate, ma sicuramente felici, felici di essere qui in presenza. Uh, appunto come, come abbiamo detto tante volte uh, non è scontato essere qui, non è scontato uh, avere l'opportunità di trovarsi in presenza ad un festival che è, stato, uh, che è stato deciso di organizzare e che come abbiamo detto spesso è, è, è un festival unico, un'edizione unica in cui abbiamo deciso, uh, nonostante appunto l'incertezza del periodo, di, uh, di, di, di investire, di, 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 di sfidare la sorte letteralmente ed essere, ed essere qui per, per un festival di, di socialità e, e confronto. Uh, parliamo oggi di uh, Donne, razza e classe, uh, un testo che uh, appunto cioè un titolo che prende, uh, che prende letteralmente esempio da uno dei testi cardine di, di una delle attiviste afroamericane eh, attiviste più, più, più conosciute, che è quella appunto Angela Davis. E, e ci troviamo qui a parlarne oggi perché. Appunto questo testo è stato, è stato l'avanguardia tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 uh, del, di un nuovo paradigma politico, un'introduzione a quello che noi oggi definiamo intersezionalità. Che è un termine appunto che nasce dal pensiero femminista radicale nero uh, da una teorica che si chiama Kimberly Crenshaw. Ma uh, prima, prima di Kimberly Crenshaw avevamo appunto già uh, forme di attivismo che come, 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 come ci insegna Angela Davis, come ci ha insegnato il Combahi River Collective. Parlavano già alla fine degli anni 70 della necessità di interseccare le lotte, di non, uh, di non vedere appunto uh, i filo questi grandi filoni come qualcosa di, uh, di staccato e compartimentalizzato, ma appunto come la necessità di intersecare le lotte, di intrecciare le lotte per raggiungere tutto lo spettro di identità che vivono oppressioni diverse, partendo dal genere, partendo dalla razza, partendo dalla classe, uh, ma che oggi vediamo anche nell'orientamento nell sessuale, nella, nella, in quello che viene definito l'abilismo, l'accesso la, ai diritti per la mobilità o meno. Um, e quindi, appunto, ci troviamo oggi a discuterne con Kwanzaa e Wissal per capire che cosa, è, uh, che cosa significa questo testo oggi, dopo, dopo più di 30 anni. Um, e appunto, partiamo proprio, proprio da una domanda che tocca a voi direttamente. No? Um, questo testo si chiama Donne, Razza e Classe, e, e sicuramente. Ha avuto ha avuto un impatto su di voi. Ecco, allora io eh, partirei un po' da questo, che, facendo questa domanda ad entrambe, chiedendo di introdurvi, di raccontarci un po' di voi, proprio a partire magari appunto da che cosa ha significato e che cosa significa per voi essere, essere donne, essere donne nere, essere cresciute in Italia, essere appunto aver vissuto oltre dentro e fuori i confini eh, in quello che viene definito questo confine, questo confine degli stati nazione, eh, questo confine che opprime e che definisce. E che cosa significa superarlo? Grazie Marta, grazie ancora per l'invito, molto bello essere qui in Veneto, in presenza. E, mh, prima di appunto, introdurmi, vorrei fare diciamo, un appello, un invito a fare domande, perché eh, questa sera siamo qui, mh, disponibili, pronte al dialogo, pronte a raccontarci, che non è una cosa scontata. E, e vorrei veramente invitarvi a sfruttare al pieno, al massimo, questa occasione per fare domande. Qualsiasi domanda vi balena in testa da quando avete visto le immagini di George Floyd, o prima o dopo, che eh, avreste voluto chiedere al vostro vicino di casa, al vostro fruttivendolo di, di fiducia, perché eh, non siamo sempre disposti a raccontarci, non siamo sempre disposte a confrontarci e, e questo deve eh, essere sempre più chiaro. Quindi approfittate di occasioni come queste per poter fare quelle domande che, vi posso assicurare, in altre occasioni non sono così benvenute, non sono così neutre come potreste pensare e ho fatto questa introduzione appunto io mi chiamo quanza musido santos sono italiana e afro brasiliana sono cresciuta a Roma e ehm... Eh, diciamo, il quello che faccio fa di me un attivista, anche se è eh, una parola, un termine, così come intersezionalità, molto complesso. Io penso che si fa eh, nel mondo dei social, nell'era dei social, delle etichette, dei curriculum vitae, si fa troppo la corsa alla definizione, alla terminologia, all'etichetta e poco a riempire quell'etichetta, riempire quella definizione e, e quindi appunto eh, mi occupo diciamo di temi che riguardano la mia persona, la mia identità eh, in quanto persona razzializzata, in quanto giovane, donna in una società patriarcale, sessista, eh, eteronormativa e, e quindi appunto eh, Angela Davis prima ancora diciamo, di leggere i suoi libri ehm, è stata Assolutamente di grande ispirazione per me, così come anche molte scrittrici e attiviste afro-brasiliane, in quanto appunto um, mio papà eh, è un attivista del movimento negro eh, in Brasile. Appunto la lotta per diciamo l'affermazione dei neri e dell'afrodiscendenza come valore aggiunto e non come eh, motivo di scherno, motivo di eh, screditamento da parte della società, che è quello che Incredibilmente ancora avviene spesso in Brasile, come vedete per esempio non abbiamo mai avuto un presidente nero e abbiamo più del 54% della, popola del 54 della popolazione che si definisce nero e quindi questo vi fa capire forse un pochino dell'entità del razzismo come problema sistemico in un paese che comunque... Ovunque viene percepito come il paese più mixed, più intrecciato, più meticciato, più multiculturale e meno antirazzista al mondo, e, e queste contraddizioni appunto fanno parte della mia vita, del mio percorso, del mio background e della mia quotidianità. E Angela Davis mi ha, mi ha aiutato insieme appunto ad altre, uh, ad altre figure importanti a dare un senso alle cose che vivevo, alle cose che vedevo, um, alle cose che sentivo, ma non sapevo collocare, non capivo se era un problema mio, uh, se ero io, che non avevo magari, pensavo troppo, pensavo troppo poco e invece piano piano ho capito che è un, è un problema globale sono problemi globali che si vanno appunto a intrecciare quindi quando comunque ho scoperto diciamo l'antirazzismo come pratica Ancora mi stava stretta perché mancava la componente femminista, mancava la componente appunto dell'essere donna, che porta con sé altrettante contraddizioni, altrettante sfide quotidiane. Allo stesso tempo, però, il movimento femminista bianco-italiano non mi rappresenta, perché appunto tratta il razzismo come un problema a sé, un problema da affrontare dopo, nel momento in cui avremo utopicamente ehm, diciamo, abbattuto il patriarcato, no? E, e invece io non esco di casa la mattina e decido di essere donna e il giorno dopo esco di casa e decido di essere nera. Sono condizioni costantemente intrecciate nel mio vissuto e in quanto tali, appunto, agiscono in una maniera ancora differente rispetto a chi è, tra virgolette, solo nero o solo donna. E questo, appunto, poi si, si allarga anche appunto, alla comunità LGBT, a chi è di fede religiosa diversa dal cristianesimo, eccetera, eccetera. Quindi è tutta una serie di demonizzazioni costanti, di polarizzazioni costanti, anche questa smania di uh, voler trovare sempre appunto una tifoseria, quindi no? o sei eh, pro white o sei pro black o sei eh, femminista o no, se sei femminista non puoi fare questo, questo, questo e quindi tutte, tutte queste contraddizioni che in realtà ci... Eh, ci vanno ad allontanare dal problema che secondo me è il nocciolo duro della questione, che è la complessità identitaria che dovremmo imparare a riconoscere, ad abbracciare, a valorizzare, um, a, a sentire semplicemente, a toccare, a sperimentare, senza la feticizzazione, senza sminuire esperienze altrui, ma proprio appunto con... Con quella diciamo genuinità mh, che ci può portare davvero a andare oltre a queste etichette appunto identitarie che comunque io rivendico perché fanno di me la persona che sono, però eh, non ci si può affermare appunto sempre solo a queste apparenze. Vai, oui. Yes. E allora io sono Wissal, Wissal hobevi, vengo da Bologna e non so se definirmi attivista. Mm, non mi interessa tanto, effettivamente va di moda adesso dire di essere attivista, quindi c'è qualcosa che non va, vuol dire che mm, se va di moda, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quindi non lo so, però diciamo che posso raccontare un po' eh, la mia esperienza. La mia esperienza è quella di essere una ragazza cresciuta in un contesto di provincia, di paese proprio, quindi immaginate il livello di stimoli. Eh, in provincia di Perugia, eh, donna, figlia di immigrati marocchini di ceto sociale rasoterra, sottoterra, sottoterra, diciamo. Sotto terra. Le cose, diciamo, che andavano di pari passo, certo, sapere che esiste Kimberly Crenshaw aiuta molto anche a dare un senso alle cose. Scoprire che c'è Angela Davis, Belux, aiuta tanto. Però eh, prima di arrivare a loro diciamo che già un, un pezzo di percorso l'avevo fatto. Proprio prima, prima, prima di pensare che io potessi coltivare una coscienza femminista, antirazzista, anticapitalista e bla bla bla. Questo perché se ti trovi nella condizione di dover sopravvivere è diciamo, un po' l'istinto diciamo, a portarti no? a trovare un modo per. Ehm, per, eh, per poter respirare, visto che adesso hai citato George Floyd, va molto di moda anche la parola respiro: il respiro di George Floyd, il Covid, bla bla bla. No, allora eh, racconto come ho conosciuto Angela Davis e questo libro. Eh, Marie, ha tradotto questo li Marie Moise ha tradotto questo libro insieme ad Alberetto Prunetti e io ho avuto l'onore è veramente grande onore di poterlo presentare in anteprima a Milano al remake lo spazio sociale eh, di cui fa parte anche Marie e, mh, e per me era un, era un periodo molto molto difficile quello però ho letto Angela Davis eh, prima di doverlo presentare perché anche per me era una figura più diciamo di fama che non eh, conoscere davvero le sue teorie ed effettivamente ho riscontrato tutta una serie di cose che io avevo, avevo in qualche modo vissuto a mio modo, cioè crescere in Italia come donna figlia di immigrati o comunque come donna razzializzata effettivamente ti pone sempre in quel famoso limbo bivio del capire se devi lottare in quanto donna o lottare in quanto immigrata, straniera. E eh, altra cosa, trovarsi in questo bivio significa fondamentalmente lottare contro la propria comunità o usare la propria comunità per lottare contro il sistema. Ecco perché a un certo punto, la classica domanda del ti senti più italiana, ti senti più marocchina sembrava quasi combaci combaciare. Con il ti senti eh, più antirazzista, più femminista, perché diciamo che la violenza, così come l'ho vissuta da adolescente, da bambina, è partita dalla violenza domestica, è chiaro. Ehm, per poi andare a scoprire che cosa fosse anche il sistema patriarcale italiano, eccetera, eccetera, eccetera. Però la violenza domestica è l'intersezione tra razza e Genere era proprio questa cosa qui: essere di fronte alla grande domanda, vuoi denunciare a una società a te ostile la tua condizione in quanto donna all'interno della tua comunità o vuoi resistere all'oppressione diciamo, all di genere all'interno della tua comunità, ma comunque ritieni che sia prioritario il fatto che vivi in un contesto sistemico razzista. Uscire da questa domanda veramente non è semplice perché poi ci ritroviamo addosso eh, stigma, islamofobia, eh, cioè è tutta la strumentalizzazione che la destra fa anche nei nostri confronti rispetto al fatto che, se eh, siamo parte di una comunità, quindi di fatto di una minoranza. Eh, ci troviamo nella condizione di eh, non poterci esporre al di fuori proprio perché siamo già consapevoli che eh, denunciare una situazione di oppressione di genere al di fuori di quella minoranza significa proprio eh, come si dice, eh, alimentare in qualche modo un sentimento razzista che non vede l'ora proprio di, come dire, di cibarsi. No? Di, queste, di queste storie di queste questioni e, quindi eh, questa, è la, que, questa è la questione principale per me che eh, diciamo attraverso queste letture sono riuscita in qualche modo partendo da un, da un sollievo ecco. cioè, la prima cosa è stata per me sentirmi sollevata perché leggere di donne afroamericane che vivevano questa condizione come donne all'interno di una comunità nera mi ha aiutato a dire: Ok, perfetto, non devo decidere da che parte sto, ma posso parlare per me in quanto ragazza e in quanto ragazza razzializzata. Ehm, in questo modo, devo dire, è molto difficile in un contesto così razzista a livello proprio sistemico e istituzionale ehm, dare degli elementi. Per poter trovare una pratica che sia davvero intersezionale. È molto difficile proprio perché eh, la comunità, in quanto minoranza, politicamente è sempre in una condizione di stare in difensiva. Deve essere costantemente eh, in una condizione di stare in difensiva, ovvero una minoranza non può esercitare il lusso, tra virgolette, di ehm, esplicitare delle dinamiche di potere. E sessiste al suo interno esplicitare questa cosa significa proprio sbandierare il fatto che siamo in un contesto in, di invasori di uomini che stuprano che violentano bla 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 eh, non so se è chiaro il discorso che ho fatto fino ad oggi fino ad adesso e, che comunque ho fatto fino ad oggi <ride> Donne razze e classe, eh, appunto, aggiunge l'elemento della classe, ovvero che tutto questo è alimentato dal fatto che la classe non rappresenta soltanto il fatto che vivi in una condizione di povertà e di povertà estrema. E per me, nella mia esperienza, essere immigrata significa per forza essere al di sotto dello stile di vita di qualsiasi persona italiana, altrimenti non saremmo definiti immigrati economici. Era proprio per me naturale, cioè, quello che si possono permettere gli italiani tu non lo puoi avere. Tu devi essere al rango di chi è immigrato qui in Italia e quindi avere molto meno di quello che un italiano ha o si spetta. Proprio in questo senso noi lo definiamo privilegio, privilegio da tutti i punti di vista. No? Cioè, non è che noi ereditiamo le case dei nostri nonni oppure ci abbiamo diciamo, l'ingresso facilitato, una serie di cose. E questa cosa qui alimenta sia la questione: cioè diciamo, la classe, la razza e il genere sono cose che si alimentano tra di loro, nel senso che arrivano a un punto da soffocarti a tal punto da eh, in qualche modo immaginare che il tuo destino sia già prescritto, cioè che il tuo destino sia veramente limitato al poter fare poco e niente di quello che già. Uh, è, è, è destinato a te, cioè puoi fare la badante, puoi fare la cameriera, puoi fare un lavoro molto umile che deve essere comunque al di sotto di perché gli italiani, essendo questo il loro paese, eh, saranno sempre al di sopra di te. Questa è stata per me, diciamo, la condizione in cui sono cresciuta. La sensazione eh, con cui sono cresciuta è stato il motivo per cui non ho creduto tanto nello studio, è stato il motivo per cui non ho creduto tanto in me stessa, che mi ha portato anche, se. Molto depressa durante la mia adolescenza. Mi sentivo condannata, io continuavo ad alimentare anche questo senso di autocondanna proprio perché essere figlia di immigrati significava essere molto povera. Essere molto povera significava non avere gli strumenti per poter davvero aspirare a ciò che io avrei potuto desiderare. E, Ciò che avrei potuto desidera desiderare, comunque, era in qualche modo a me limitato perché ero femmina e quindi le femmine possono fare determinate cose e non, po no, non possono fare tutta una serie di altre cose. Come, come ho risolto tutto questo? L'ho risolto semplicemente andando controcorrente. Sembra anche questo figo da dire, ma in realtà, per molti anni mi sono sentito veramente fuori di testa, mi sentivo pazza. Cioè, mi sentivo pazza veramente e nel sentirmi pazza ho seguito il mio istinto, ho seguito proprio eh, il mio lato irrazionale perché a seguire la razionalità veramente, veramente sarei stata relegata a quello che mi era destinato di fare. Veramente ho dovuto andare verso eh, un qualcosa di irrazionale. Cosa ho fatto? Ho aperto il libro. Ho aperto il libro perché ai figli di immigrati non c'è questa grande diciamo almeno per la mia esperienza, non voglio generalizzare, però per la mia esperienza anche eh, essere in qualche modo mh, eh, sollecitata o stimolata a leggere, studiare, acculturarmi, capire, eccetera, non era, non era importante, la cosa importante era trovare un lavoro prima possibile, motivo per cui dal liceo sono stata bocciata e successivamente al liceo ho preferito, an ho preferito diciamo, andare in quello che era un terreno per me più amichevole, più, 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 più amico, più, più inclusivo. Ho fatto l'istituto alberghiero dove c'era una percentuale di immigrati nettamente superiore al liceo, dove c'era un livello di io al tempo li chiamavo figli e figlie di papà. E quella cosa mi provocava costantemente una provocazione, un senso di alienazione, una diversità che mi schiacciava a tal punto da eh, dire ok, io eh, se devo costruire le basi per poter andare avanti, non lo posso fare in un contesto dove sottolinea quotidianamente e costantemente che io sono figlia di poveracci immigrati. Che non possono permettersi gli studi che altre famiglie invece vivono normalmente, quotidianamente. Quindi, l'istituto alberghiero è anche diciamo, la normalità che è per, i, per la maggior parte dei figli di immigrati, cioè la bassa scolarizzazione. Eh, mi ha permesso di sollevarmi da un livello proprio di frustrazione costante, continua. Andare a studiare in una scuola dove c'erano molti più figli, di figli e figlie di immigrati, c'era un livello di classe più eh, simile al mio e Le aspettative anche erano raso terra, quindi non c'era nessuno che si aspettasse particolarmente niente da parte mia. Mi ha permesso di poter, diciamo, lavorare più su eh, quel, quel campo lì, l'autodeterminazione. Cos'è successo? È successo semplicemente che. La violenza domestica a casa mia imponeva che io, in quanto donna, potessi uscire soltanto per andare a scuola. Perché? Perché non andava bene il fatto che io uscissi da adolescente, quindi formassi la mia identità, la mia sessualità, il problema della mia virginità e bla bla bla. Così come le ragazze italiane, quindi. Io uscivo di, uscivo di casa solo per andare a scuola, andando a scuola mi ero resa conto che la scuola era per me l'unico strumento di liberazione che io potevo coltivare, quindi a differenza del liceo, che io vivevo lo studio come una provocazione da parte delle bianche e bianchi ricchi, eh, all'istituto alberghiero ho vissuto lo studio come l'unico elemento che mi poteva salvare da quel contesto. Perché, se io non avessi continuato a studiare, probabilmente la mia vita sarebbe stata sposarmi con qualcuno, farmi mantenere da qualcuno, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, eh, sapere che l'unico strumento per poter uscire di casa era la scuola ha fatto sì che io mi impegnassi molto a scuola, che io mi sforzassi a leggere un libro, anche se nessuno mi aveva detto: leggi un libro che ti può aiutare a aprire gli occhi e, eh, e che attraverso la scuola io avrei trovato la soluzione e che attraverso i libri io avrei superato quel, uh, quel, uh, quel destino, il destino che se i miei genitori stanno sotto terra, io avrei potuto lievemente superare di un po' il loro livello, perché si sa che generazionalmente i figli vivono un po' meglio di te, e che se siamo seconde generazioni, non è soltanto un'etichetta, ma anche politicamente, non so come dire, un traguardo in un certo senso, e, e quindi questa cosa di essere la seconda generazione come un traguardo, come, come dire, cerca di, ehm, cerca di raccogliere quel poco che hanno avuto i tuoi genitori eh, per poterti crescere e, 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 cre e, e creare un qualcosa di tuo. Io ho provato semplicemente ad andare controcorrente, e per me andare controcorrente ha significato uscire di casa il giorno dopo il diploma, fare 14 ore in ristorante e provare ad iscrivermi all'università. All'università nessun figlio di immigrato io ho incontrato nel contesto in cui mi sono iscritto. Ho fatto studi umanistici che peraltro non danno niente di pratico e di concreto, però per me era l'elemento necessario per poter dire: Faccio qualcosa che nessuno si aspetta, non ci sono aspettative nei miei confronti, però è sicuro che io posso aspettarmi molto di più di quello che mi è stato destinato, che era il ruolo della donna chiusa in casa, chiusa in cucina, che si fa mantenere da un uomo marocchino, preferibilmente in un contesto che continuerà a condannarla a quella condizione di subalterna. Ecco, cioè, per me essere qui è davvero non scontato, parlare di queste cose per me è significato lottare una vita. Eh, sbattere la testa quotidianamente contro la mia rabbia che si è trasformata anche in eh, si è trasformata in riflessione, si è trasformata in autocoscienza, però il mio isolamento ha fatto sì che i libri effettivamente fossero l'unico amico con cui confrontarmi. Per fortuna ho trovato i giusti, giusti alleati, le giuste alleate, altrimenti non so davvero che fine avrei fatto.